ovviamente il presidente della regione e la giunta regionale non commentano le vicende giudiziarie, peraltro in corso, perché se leggo da quello che avete voi scritto, addirittura oggi è la giornata della, dell'interrogatorio di garanzia, quindi credo che noi non possiamo... Io posso dire una cosa, che conosco Di Girolamo da 30 anni e so con quale rigore e modalità ha fatto l'amministratore pubblico. Conosco molti degli amministratori pubblici, quindi il primo interesse nostro è di avere la massima chiarezza, quindi ci aspettiamo anche nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura anche una celerità che consenta di ristabilire una condizione di normalità nella città di Terni, quindi che si possa fare chiarezza attraverso le indagini anche dei comportamenti eventuali degli amministratori, ma anche nel rispetto di una riconduzione a normalità della vita amministrativa ed istituzionale della città di Terni.